I lavoratori lasciano la Stellantis di Prato La Serra, lo vedete alle mie spalle dopo la tragica notizia di questa mattina di un loro collega che purtroppo ha perso la vita rimanendo incastrato in un macchinario. È stato indetto uno sciopero da parte dei sindacati al quale hanno aderito i dipendenti dello stabilimento. Pensare che proprio ieri davanti ai cancelli di questa fabbrica si teneva un flash mob organizzato da parte di lavoratori e sindacati per dire no alle morti sul lavoro. Dispiace veramente tantissimo, fa male che un padre di famiglia si sveglia la mattina per andare al lavoro e poi succedono queste cose. Cosa strana, vi ripeto, questa è un'azienda che sta molto 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 attenta a quello che accade, proprio è una cosa strana. Però la fatalità in ogni occasione c'è sempre, purtroppo non c'è una spiegazione, poi non posso dire niente, non so come è Non era mai successo. successa una cosa del Pratola, genere. che io sappia, non è mai successo un incidente grave sul lavoro. Purtroppo non so che dire, veramente non so che dire, non so le dinamiche, non so nulla. Sono venuto, voglio dare la vicinanza, ripeto, soprattutto alla famiglia e a tutti gli operai di questa azienda e tutti gli operai. Purtroppo è una cosa che fa male, veramente ci fa star male. Sono veramente dispiaciuto, amareggiato e non so che dire. In questo momento speriamo che è una cosa che purtroppo è la fatalità. Io non so, dire qualcosa in questo momento porterà a dire solo cose non esatte, quindi non mi voglio esprimere, non voglio dire niente. L'unica cosa che so, che ripeto, l'ho detto già 10 volte, questa è un'azienda che è molto molto attenta alle queste problematiche. Però purtroppo, pure che siamo molto attenti, succedono anche queste cose che non dovrebbero succedere. La cosa ci ha scosso molto, se non altro perché non è mai successo un infortunio così grave in questo stabilimento. A cavallo della giornata di ieri, la manifestazione nazionale, la giornata di oggi purtroppo viene segnata da un triste accadimento. In una fabbrica dove non è mai successo un infortunio come questo, in una fabbrica dove non si lesina l'impegno sulla sicurezza e anche gli investimenti per la sicurezza, questa cosa però ci fa capire per l'ennesima volta che sulla sicurezza bisogna essere molto, ma molto, ma molto più attenti tutti. Chiaramente il gesto di oggi, l'essere usciti tutti i dipendenti da questo stabilimento, è anche un gesto di solidarietà nel rispetto della persona che non c'è più e della sua famiglia soprattutto. Ma l'appello che facciamo è che dobbiamo stare tutti molto, ma molto più attenti rispetto a quella che è la sicurezza. Io, rispetto a questo, non è il momento di fare né polemica né populismo e altro. Qui non si è mai lesinato neanche rispetto agli impegni economici sulla sicurezza. Quello che deve rimanere oggi come segnale è che probabilmente se quanto fatto fino ad oggi non basta, bisogna essere molto più incisivi sulla sicurezza. Se accade all'interno di uno stabilimento come questo della Fiat, vuol dire che qualcosa non va. Bisogna amplificare l'attenzione rispetto a un tema delicato come questo della sicurezza. Intanto va la mia vicinanza alla famiglia del lavoratore che stamattina si era recato al lavoro e non torna più a casa. Questo è il messaggio che deve venire fuori. Non si può più scherzare con la sicurezza. I lavoratori vengono qui per lavorare e devono tornare a casa sani e salvi. Qualcuno non ha fatto il proprio lavoro. Io non sono per dire che è una morte bianca. Ci sono delle responsabilità e vanno comprese e chi ha sbagliato deve pagare affinché non accada più. Non si può continuare con questa mattanza costante. Quando avviene in stabilimenti Fiat vuol dire che l'attenzione sta scemando, non può accadere questo. Intanto i delegati hanno giustamente insieme ai lavoratori scelto di astenersi dal lavoro. Intendiamo come segreterie provinciali, verificheremo in che modo, in che forma di far sì che ci sia un'attenzione su questo tema. Vedremo prossimamente come andare avanti. Intanto bisogna, come dire, stare vicino alla famiglia che ha vissuto, vive in questi momenti di enorme disastro. Beh, diciamo che stamattina è stata veramente una disgrazia. Dal primo anno che è aperto questo stabilimento, questo per noi è stato un colpo duro, perché l'azienda è molto attenzionata sulla sicurezza, quindi possiamo dire che veramente è stata una disgrazia. Ora stanno indagando ed è giusto che le autorità, i preposti facciano le dovute attenzioni su questo caso. Noi come parte sociale abbiamo proclamato lo sciopero, che è giusto che sia. Non deve essere una sviolinata nei confronti di qualcuno. Noi comunque siamo vigili sulla sicurezza, quindi il lavoratore purtroppo si è trovato in quella situazione e gli è andata male. Dobbiamo aprire gli occhi perché nessuno si senta sicuro. Stanno succedendo molte disgrazie in questo periodo e dobbiamo aprire gli occhi. Ero in fabbrica stamattina, primo episodio per fortuna, insomma, è stato
È stato un macello, insomma. In questa fabbrica l'attenzione sulla sicurezza è sempre stata alta, evidentemente qualcosa è andato storto, adesso dovremmo aspettare e appurare quali sono state, insomma, le dinamiche di questo, di questa tragedia. Insomma, noi diciamo sempre che la sicurezza va fatta, parlo come RLS chiaramente, ogni giorno sui luoghi di lavoro. Adesso ci accoderemo ai proclami già fatti nei giorni scorsi per altri morti sul lavoro, dicendo che la sicurezza va prima di tutto. Invece la sicurezza, per quanto ci riguarda, va fatta ogni giorno sui luoghi di lavoro, sensibilizzando i lavoratori, sensibilizzando le aziende sulle criticità. Insomma, adesso sono tutti quanti commenti di parata, c'è soltanto tanto spazio adesso al dolore per questa famiglia, per quest'uomo.